L'epatite B è una delle infezioni più diffuse al mondo, è il tipo di epatite più comune e uno dei più pericolosi. Quanto è diffusa tra la popolazione? Beh, nella popolazione normale, libera, è presente sotto forma di infezione cronica in circa l'1% dei casi, con qualche variazione geografica meno frequente al nord, più frequente al sud della penisola, ma grossomodo è contenuta fra lo 0,7 e l'1,2%. Questo è un successo e della vaccinazione e dell'educazione che è stata impartita in numerose occasioni ai cittadini. Perché in passato era molto più elevata, eravamo intorno al 4-5% nell'Italia meridionale e al 2-5-3% nell'Italia settentrionale, quindi è un certo successo si è raggiunto. L'epatite B è spesso asintomatica, quali segnali bisogna saper riconoscere? Beh, eh, non è facile rispondere, nella fase terminale eh, l'epatite B diventa evidente perché prendere eh, l'aspetto clinico della cirrosi o dell'epatocarcinoma, quindi eh, diventa clinicamente abbastanza facile a diagnosticarsi. Nelle fasi precedenti invece che sono quelle più lunghe perché voglio dire la fase asintomatica dura circa 30 anni e allora lì è più difficile far emergere le patologie. Probabilmente è più un'attività di screening dei medici quando hanno il sospetto di un'epatopatia che può tirar fuori eh, le evidenze di un'epatite cronica B. Mi spiego se un paziente ha le transaminasi leggermente aumentate, se ha una ecografia epatica non normale. E bisogna approfondire anche in campo di epatite B e di epatite C e qualche volta si identificano dei soggetti che poi possono avere un'evoluzione sfavorevole della malattia e quindi è un modo per curarli prima. Questo è molto importante. Una quota rilevante dei pazienti non è consapevole del proprio stato di contagio. È possibile quantificare i numeri? Beh, quello che dicevamo prima, la fase asintomatica della patologia cronica è lunga e quindi la maggior parte dei pazienti, almeno il 60%, non è cosciente della sua condizione o di portatore asintomatico o di persona malata con epatite cronica. E allora, queste sono cose che debbano emergere debbono essere identificate dai medici perché le pazienti, i pazienti portatori asintomatici non vanno curati, vanno osservati con grande attenzione perché alcuni di loro possono fare una patologia cronica più importante. I pazienti con epatite cronica invece vanno curati, vanno curati perché bisogna prevenire l'evoluzione in cirrosi e in epatocarcinoma. Quindi è una funzione sociale importante. Quanti sono? Sono eh, tanti, perché lei pensi che noi abbiamo circa l'1% nella popolazione di, eh, di epatite cronica B, eh, questo significa un, un 600.000 casi, di cui 400.000 sono asintomatici e non sanno di essere malati. Quindi la quota eh, da indagare, la quota da, da cui poter far emergere patologie croniche che poi necessitano di terapia, è abbastanza vasta, 400.000 persone circa.